Ciao, qui li prendi, facciamo di nuovo merenda a patatine con sorpresa. Questa volta abbiamo deciso di puntare sulle Wacos, che in sostanza stanno diventando vecchiotte pure loro, anche se nella mia testa continuano ad essere una novità, perché sono vecchio. Allora, la sorpresa è veramente una sorpresa, perché sulla busta non dice nulla. Un gadget in ogni sacchetto. Io spero che non siano più gli stessi gadget di un anno fa, che abbiano rinnovato l'assortimento. Ci sono i conetti al barbecue, buoni, penso che mi piaceranno parecchio. E poi questi qui grigliati, non so chi, questi bucanellati al formaggio. Sacchetto verde e sacchetto blu, abbiamo pagato 1 euro per ognuno di questi sacchetti di patatine che contengono 50 grammi, non i 30 grammi che vediamo di solito nelle bustine di Salati Preziosi, per esempio. Quindi un pochetto di più. E costano anche leggermente di più perché quelle là stavano sotto l'euro. Comunque, apriamole e vediamo un pochetto come sono e cosa c'è dentro. Allora, prima assaggiamo il conetto perché voglio sentire di cosa sa. Mi piacciono queste patatine un po' malsane. Allora, questa è la bustina della sorpresa. Ovviamente un po' untarella, ma cerchiamo di non fare disastri. Oh, va bene. Abbiamo dunque. Sembrerebbe un portachiavi con apribottiglie. Immagino che si tratti di questo. Sì? Allora, vediamo un pochino cosa c'è qui nell'immagine. Wacos, abbiamo delle patatine e la W di Wacos. Gli occhi che mi bruciano, ecco perché sto tentennando. Comunque sì, è un portachiavi con apribottiglie. Carucinata, non male, può servire. Buono, teniamolo qui. E poi l'altra busta cosa contiene invece? Le Wacos sono sempre un po' così ultimamente, hanno dei gadget. Diciamo che sono adatti a tutte le età più che dei giocattolini, ma non sono male. E queste come sono? Sembra un misto tra le fonci e le patatine normali. Curioso. Di sicuro la sorpresina è diversa. Non è un doppione dell'altra, quindi apriamo. Che abbiamo trovato? Sembrano delle carte. Allora, un sacchetto dentro il sacchetto. Allora, che c'è qui? Adesivi. Va bene. Dunque, adesivi generici come questi mi ricordano un tanto gli anni 80, c'erano un sacco di collezioni di figurine simili. Ho detto adesivi, ma è uno solo ed è una calamitinata. Un piccolo magnete da mettere sul frigorifero, per esempio. Boh, ci sta, sono patatine, quindi va bene anche così. Dunque, questo qui in realtà è più utile, penso che lo userò proprio. Questo qui finirà sul mio frigorifero. Voi invece che cosa avete preferito? Il portachiavi con apribottiglie? Oppure l'adesivo magnetico per il vostro frigorifero? Mi raccomando, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Poi, se il video vi è piaciuto, qui cliccate su mi piace e condividetelo in modo che tutti lo vedano, così darete un po' una spinta al nostro canale. Potete iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanella, così sarete informati quando usciranno i nuovi video e ci potete seguire anche su Facebook e su Instagram. Ciao!